Eccoci rientrati in studio. Allora, dopo questa lunga parte dedicata all'aspetto sanitario e cercando di capire come stiamo proprio da un punto di vista medico sul fronte della pandemia, guardiamo anche all'orizzonte. L'orizzonte è il Natale, un Natale di ripartenza, un Natale di speranza, possiamo davvero definirlo così. Quest'anno, dopo quello dello scorso anno, chiusi in casa, è tutto un altro clima, merito delle vaccinazioni, merito di una situazione decisamente diversa del Green Pass e di quant'altro. Nelle nostre città, nel fine settimana, ma un po' ormai tutti i giorni, si respira quell'aria che forse ci eravamo dimenticati, l'aria delle luci, l'aria della speranza. È così anche a Pisa. Do il benvenuto a Paolo Pesciatini, che è assessore alle attività produttive del Comune di Pisa. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio a lei. Com'è la situazione? La situazione è positiva. È È già questo. positiva, ecco, siamo anche moderatamente soddisfatti per quanto riguarda le presenze nella nostra città. Natale di Stelle abbiamo chiamato il programma che abbiamo organizzato dall'8 dicembre al 6 gennaio. Natale di Stelle perché vogliamo che sia un Natale di desideri, un Natale di speranze. All'interno, non a caso, della parola desiderio c'è la parola stella, ecco per quale motivo abbiamo deciso di chiamarlo in questo modo, con una serie di iniziative che abbracceranno tutto il periodo delle festività natalizie. E numerosi sono gli eventi che sarà possibile condividere nella nostra città, sia con i nostri cittadini che con i nostri ospiti. È un messaggio di speranza quello che abbiamo voluto mandare, tanto che appunto ogni giorno sarà possibile nella città, nelle sue periferie e nel litorale trovare momenti di divertimento, di svago, ma anche di riflessione per quanto riguarda alcune iniziative che abbiamo pensato di Ci organizzare. faccia qualche esempio, non ci lasci con la curiosità. Allora, per quanto riguarda le famiglie e i bambini, ci saranno tutti i giorni serate di itineranti. Tutti i giorni ci saranno spettacoli per famiglie, per bambini, tipo La Bella e la Bestia, la possibilità di vedere Babbo Natale che si cala dal cielo, e così il 6 gennaio sarà possibile anche per quanto riguarda la Befana. E momenti anche di riflessione per quanto riguarda questi momenti così particolari che hanno investito le nostre vite. Fino ad arrivare a due momenti fondamentali, quello del 30 dicembre e quello del 31 dicembre. Sono due eventi completamente gratuiti a disposizione dei cittadini e degli ospiti, uno all'interno del Teatro Verdi, a Christmas Carol, è la straordinaria, famoso racconto tratto da Charles Dickens con Roberto Ciuffoli, e questo si terrà all'interno del teatro Verdi, quindi questa spettacolare musical che ha incantato Broadway e che la nostra città regala ai cittadini e agli ospiti. Per arrivare al 31 dicembre, per lasciarsi alle spalle questo 2021, all'interno della Piazza dei Cavalieri, una delle nostre piazze più belle, la presenza del concerto di Antonello Venditti. Ecco, sono due momenti, credo, che apriranno alla speranza e saranno sicuramente momenti di particolare intensità e di intrattenimento. Allora, un programma interessante, particolare, anche come, insomma, i nomi che lei ha citato sono nomi importanti di richiamo nazionale, per una città, Pisa, che risorge, rifiorisce anche grazie a queste iniziative. Insomma, non c'è soltanto la torre, diciamo Non c'è questo. soltanto la torre, c'è quello che so che è importante, che noi, anche nel nostro piano strategico del turismo che abbiamo elaborato grazie ai nostri uffici e condiviso con le realtà economiche e produttive presenti nel territorio, ma anche con le nostre università, abbiamo lavorato in modo tale da consentire una conoscenza generale, generalizzata di tutto quanto è il nostro contesto. Va dalla città fino al litorale, alla presenza del parco di San Rossore. Ecco, vogliamo ridefinire le strategie anche della promozione turistica. Ne
Noi diciamo che la torre non fa ombra a tutto il resto, anzi dà luce a tutto quanto il nostro contesto e alle nostre bellezze. Del resto il contesto presente nella città di Pisa è straordinario. Pisa è una città dei saperi dell'innovazione, della ricerca, dei saperi scientifico-tecnologici, ma anche dei saperi umanistici. Proprio a dimostrazione che la cultura è una e il contesto culturale è ricchissimo. Basti pensare alla rete dei musei così ampia. Abbiamo il Museo di San Matteo, uno dei più importanti musei di arte medievale al mondo, dove io dico sempre che chi vuol risalire alle origini dell'arte italiana deve necessariamente venire prima a Pisa e visitare il Museo di San Matteo prima di andare a vedere anche per esempio gli Uffizi, ma non per campanilismo questo, assolutamente, ma per far capire quanta importanza abbia avuto Pisa nella sua storia anche per quanto riguarda la nascita dell'arte italiana. Il Museo dell'Opera Primaziale, il Museo dell'Opera Primaziale, per esempio, o l'Orto Botanico, ecco, una rete, il Museo delle Navi Antiche, ecco, una rete museale straordinaria e stratificata. La bellezza delle nostre piazze, all'interno delle quali noi stiamo organizzando eventi quotidianamente, pensiamo alla Piazza delle Vettovaglie, per esempio, o al nostro litorale. Ecco, il nostro litorale che quest'estate ha dato dei segnali importanti anche per quanto riguarda la tenuta economica, quindi per la sua offerta balneare. Quindi la necessità di dimostrare che Pisa non è soltanto legata alla Piazza dei Miracoli, ma ha un contesto territoriale talmente ampio dove è possibile fermarsi più tempo. Perché per godere delle bellezze della città di Pisa è necessario potercisi fermare. E già questa è una fotografia importante, perché insomma se pensiamo a Pisa pensiamo a quel fazzoletto di terra, e giustamente l'assessore dice non è così, c'è ben altro, insomma. Una città, Pisa, che ad esempio da un punto di vista di immagine anche l'Equipe ieri pubblicando e celebrando lo sport italiano, il successo che ha avuto il nostro paese in tutta Europa ma nel mondo possiamo dire quest'anno, tra le meraviglie ha messo in prima pagina proprio la Torre di Pisa a significare che è davvero uno dei monumenti simbolo di Pisa, della Toscana, dell'Italia nel mondo, ma non c'è soltanto quello. Noi ieri siamo andati in centro a vedere la situazione, a sentire un po' di voci di chi insomma si trovava a trascorrere una domenica di approssimazione al Natale, e sentiamo cosa ci ha detto la gente. Se in pandemia l'acquisto online di ogni bene di consumo era sembrata la nuova normalità, l'avvento di questo Natale in semilibertà vigilando il virus ha dato nuovo impulso agli acquisti vecchia maniera. Un rimbalzo del regalo face to face che ha rinverdito il rito della strenna natalizia. No, io le faccio di persona. Mi piace di più, sono più la sicurezza nella scelta, vedo quali sono le possibilità, invece via online la trovo più una via meno praticabile, almeno per me. Quindi c'è ancora un rito del regalo? Sì, che guardi da venerdì 17 i pullman sono gratis, proprio per far confluire la gente al centro e fare spese nei negozi. In una Pisa illuminata a festa, è il caso di dirlo, la direttrice dello shopping Corso Italia Borgo Stretto si riempie di persone che si lasciano attrarre dalle vetrine. Borse in mano e stuzzichini pomeridiani fanno da contorno allo shopping. Ancora bello fare regali di persona, assolutamente. Sì. Non solo ordinarli e via. No. Vorrei bene toccare con mano e poi comunque fare i regali nei negozi, secondo me è anche più bello. È anche un modo per aiutare i negozi. Un modo per aiutare i negozianti sicuramente, un modo anche per socializzare, per andare in giro insieme a fare i regali, e quindi insomma è sicuramente meglio. Il dato di colore lascia il posto a quello economico. Lo shopping vecchia maniera diventa un modo per supportare l'economia di prossimità dopo lo stop imposto dal lockdown. Penso che bisogna andare nei negozi perché online si arriva al punto che poi tutti i piccoli negozi non avranno più l'opportunità di vendere. La tradizione vuole andare dentro i negozi e magari prendere un caffè e fare due parole con la gente.
Questa allora la fotografia, la situazione che abbiamo trovato nella giornata di ieri, insomma, la gente è soddisfatta. Sono immagini significative che parlano da sole, quindi anche il nuovo volto che la città ha assunto grazie all'illuminazione completamente nuova e che, ripeto, ha caratterizzato sia il centro cittadino che le periferie che il nostro litorale, senza andare a incidere nei confronti degli operatori commerciali che hanno veramente subito la problematica economica e non soltanto economica della pandemia. Avete visto la possibilità di poter circolare in un modo particolare attraverso dei mercatini. Ecco, anche quello hanno caratterizzato in modo significativo e nuovo la nostra città. E questo è avvenuto grazie a cosa? Grazie a un bando che come amministrazione comunale abbiamo fatto e che ha vinto in questo caso la Confesercenti. Quello che devo dire è che ognuno in questa circostanza ha fatto la sua parte. Quando un'amministrazione, quando la politica svolge il suo ruolo, poi le categorie imprenditoriali in rappresentanza degli operatori commerciali e turistici si impegnano e fanno la loro parte. Io devo dire che tutte le associazioni del mondo del commercio, del turismo e dei servizi, Confesercenti, come ho detto prima, Confcommercio, si sono impegnati quotidianamente per realizzare iniziative in città. Ecco, l'amministrazione ha organizzato eventi, ha fatto una illuminazione completamente nuova senza, ripeto, incidere nei confronti degli operatori commerciali e per questo motivo le associazioni di categoria si sono impegnati per contribuire oltremodo ad arricchire il programma delle iniziative che noi avevamo già messo in evidenza e realizzato. Quindi credo che questo sia un messaggio importante, un messaggio di speranza e un messaggio anche di condivisione che gli elementi negativi del passato, prima della pandemia, devono essere abbandonati. Dobbiamo ripensare tutti quanti insieme in modo nuovo il nostro futuro. Allora, vediamo se è d'accordo su questo Aldo Curzano, che è il presidente di Confcommercio, sul lavoro delle associazioni di categoria in questo Natale di ripartenza, anche sulle iniziative che la sinergia tra le amministrazioni pubbliche, in questo caso l'amministrazione di Pisa, ma in generale delle nostre città e le associazioni di categoria, soltanto mettendosi insieme si può, diciamo, offrire un panorama nuovo e di ripartenza ai cittadini. Con Patrizia Menghini e Aldo Curzano. Beh, sono molto, molto in sintonia con quanto è stato detto. Noi dobbiamo riportare la vita sociale, economica e commerciale nei centri delle città. E questa è una straordinaria opportunità, perché la gente dopo il lockdown, dopo essere stata così tanto a casa, ha proprio bisogno di riappropriarsi dei propri spazi, dei contatti, del vedere, del toccare, di condividere in qualche modo la dimensione umana, quella del guardarsi negli occhi. E questa è una straordinaria opportunità, perché bisogna ripartire da valori condivisi. E io penso che la bellezza del centro, la bellezza della passeggiata, il fatto di stare all'aperto è un elemento straordinario, perché anche in questo fine settimana... Infatti volevo arrivarci, Curzano, scusate. Nicola, intanto c'è stata questa iniziativa che proprio ha visto le associazioni di categoria, l'amministrazione comunale insieme per portare tantissima gente in centro e in sicurezza. Mi riferisco al Babbo Natale acrobata, che insieme appunto a Edilizia Acrobatica c'è stato di nuovo questo spettacolo. L'ha emozionata anche personalmente, Cursano? Beh, tocca al cuore vedere centinaia di famiglie e di bambini sognare in una piazza meravigliosa e vederli tutti con lo sguardo all'insù. È stato bellissimo, è un qualcosa che l'abbiamo organizzata nel 2019 e nel 2020, ahimè, non abbiamo potuto farla e siamo ripartiti da dove avevamo cominciato. È stato meraviglioso, perché questo dimostra che quando una città si propone, quando propone delle cose così emozionanti, poi riporti i fiorentini, riporti le famiglie. E questo deve essere l'obiettivo, riprendersi quegli spazi, quei luoghi, quei contesti, quei simboli che fanno
parte della storia e della cultura dei fiorentini, che poi viene condivisa anche con i turisti, con gli ospiti, ma dobbiamo sentirla nostra, perché durante la pandemia abbiamo vissuto questa, come posso dire, questa città con i scheletri monumentali senza vita, e questo ci deve portare proprio a ripensare a un nuovo modello che parte proprio dalle relazioni umane, e noi commercianti e soprattutto noi come Concommercio sentiamo questa responsabilità di proporre motivi e motivazioni forti per riportare i giovani, per riportare le famiglie, perché non vengono da sole, occorre creare quelle motivazioni forti in cui la passeggiata, l'innamorarsi nel centro, il piacere di vivere l'esperienza dell'acquisto. Anche la Fortezza da Basso con il villaggio di Babbo Natale, io sono andata, siamo andati ieri ed era affollatissima, tantissime persone, tanti bambini, tante famiglie finalmente in giro, c'è proprio questa voglia di svagarsi e anche di riprendersi il centro. E anche questa, come abbiamo visto, la ruota, pattinaggio, attività all'aperto. Perché adesso le persone si sentono più rassicurate all'aperto rispetto ai centri commerciali o comunque i luoghi al chiuso, e quindi queste iniziative, lo spettacolo delle luci, cioè emozionano, spostano non solo le famiglie, ma come dicevi te Patrizia, soprattutto i giovani. È il primo anno che parliamo un linguaggio dei giovani, la ruota che è emozionante, che fa vivere quell'esperienza, è un linguaggio di una città che si apre ai giovani, e stiamo vedendo noi nei fine settimana ragazzi, coppie che da ogni parte d'Italia vengono a fare il fine settimana a Firenze, quindi è una città che ha tutto quello che gli serve per rivolgersi a tutti, e devo dire in un modo estremamente convinto che in questo momento di difficoltà Firenze c'è. E lo ha dimostrato. E la pandemia Firenze, sta così insegnando come c'è anche... Pisa, Patrizia, rientro un attimo in studio perché l'assessore ci teneva a raccontarci come l'iniziativa che abbiamo visto adesso, ieri, da Palazzo Vecchio, verrà ripetuta di fatto. Verrà ripetuta anche a Pisa, sia attraverso il Babbo Natale ma anche la Befana, quindi il 6 gennaio, che si caleranno, grazie sempre a edilizia acrobatica, nei palazzi più belli della nostra città, sia in periferia che anche sul litorale, quindi sarà possibile godere anche nella nostra città questa esperienza così fantastica come quella che abbiamo visto. Un elemento volevo sottolineare, che è emerso anche da alcune interviste e soprattutto anche grazie all'intervento di Aldo Cursano, che saluto con affetto e stima per la conoscenza che abbiamo appunto da tempo tra noi, quello di favorire gli acquisti in presenza. Questo è un elemento fondamentale che ci potrà consentire di rimettere in piedi quelle relazioni che si sono perse. L'acquisto in presenza, il contatto tra di noi, il contatto all'interno dei negozi, che sono tutti quanti in sicurezza, perché sono stati i primi ad avere interesse al fine di accogliere i loro clienti all'interno delle loro attività, delle loro imprese commerciali e turistiche, ecco, sarà possibile effettuare, ed è necessario effettuare, un appello quello che faccio, gli acquisti all'interno delle nostre reti commerciali. Immaginatevi cosa sarebbe stato il nostro Natale, cosa potrebbero essere i nostri Natali senza quelle vetrine che abbiamo prima visto accese. Pensiamo per un attimo a spegnere quelle luci e vedere come si potranno ridurre i nostri centri storici. Ecco, e per favorire anche gli acquisti, questo è un motivo in più per il quale abbiamo anche messo gratuitamente i parcheggi, alcune zone della nostra città gratuiti, proprio per favorire e consentire in tranquillità gli acquisti nella nostra città. Quindi chi verrà a Pisa non soltanto troverà una rete commerciale accogliente per fare appunto le proprie spese, è anche una rete ristorativa oltre che ricettiva, ma anche una serie di eventi che costelleranno la città stessa, unitamente anche agli elementi di gratuità per favorire appunto i nostri acquisti, fra cui, dicevo prima, i parcheggi gratuiti nel fine settimana. Cursano, è d'accordo con questo appello del direttore, dell'assessore? Immagino di sì, insomma, un Natale assolutamente di partenza, sì. In presenza però. Assolutamente, noi abbiamo visto cosa sono le città senza le luci,
senza... È bastato. Il lockdown è stato in qualche modo la rappresentazione di cosa sono i nostri centri, le nostre città senza le vetrine delle attività. E ha detto bene l'assessore, perché oggi è a rischio un modello produttivo e distributivo del nostro paese che ha fatto l'identità delle nostre città. Chi viene da noi viene per vivere quella dimensione umana, quella rete commerciale, quel rapporto che c'è fra le persone, come dico sempre, il fatto di sentirsi importante, accolti, coccolati. È un modello, quello italiano, che noi dobbiamo preservare. E quindi il consumatore, il cliente, deve essere cosciente che, a seconda da come sceglie, tiene in piedi un qualcosa o lo fa morire. Quindi acquistare nei negozi sotto casa vuol dire mantenere in piedi uno stile di vita nostro italiano, diversamente noi faremo la fine di altri paesi che si sono desertificati, guardiamo America, guardiamo alcune parti dell'Inghilterra, della Francia. Quindi il commercio, le attività commerciali sono un presidio sociale ed economico che fanno parte di uno stile di vita, e quindi dobbiamo essere tutti coscienti che sta a noi mantenere in vita e in piedi. Ecco perché accolgo con grande piacere che un'amministrazione abbia proprio così, come posso dire, dato valore a queste scelte, perché, ripeto, è a rischio un modello identitario del nostro paese. Anche l'amministrazione comunale di Firenze però farà qualcosa, perché non c'è solamente Babbo Natale acrobata, ma il 6 gennaio potremmo avere il nostro sindaco che si cala direttamente vestito però da Befana, giusto? Farà il Befano? lo ha dichiarato, e c'è un grandissimo entusiasmo. Devo dire che c'è dei momenti in cui ognuno di noi deve fare la propria parte, il bottegaio fa la bottega, il politico fa il politico, però ci sono dei momenti in cui si fa comunità. Allora anche prestarsi a questa dimensione di voler scendere e portare ai bambini dei regali travestendosi tra virgolette da Befana è un po' una dimensione meravigliosa, vuol dire in qualche modo sentirci tutti uguali, padri e madri di famiglia, che in questo momento cerchiamo di vivere questa dimensione. Lo abbiamo fatto in Piazza Signoria, per par condicio abbiamo voluto adesso, come con commercio, orientarla nella piazza dei grandi caffè, coinvolgendo un po' tutta la piazza. E insomma, un sindaco che si cala con l'edilizia acrobatica è segno anche di coraggio, speriamo bene, perché insomma è un sindaco, gli vogliamo bene, insomma speriamo, metteremo qualche materassino sotto, però insomma lo vedo molto determinato a farlo. Preserviamo Nardella, ma anche lei, assessore, si cala, visto che c'è la stessa iniziativa anche a Pisa. Ci posso lavorare, io sarei il primo. Del resto, quando ci gettavamo in mare il 6 gennaio, il giorno di Befana, io ho fatto anche quello. Eccoci. Quindi sfidando anche il freddo, non è questo che assolutamente mi ferma. Sottolineo ancora l'importanza di preservare, mi premeva ancora sottolineare la necessità di preservare il nostro modello economico, perché è un modello in cui estetica ed etica si sono coniugati da sempre. Ecco perché anche come amministrazioni comunali abbiamo il dovere di tutelarlo, di conservarlo e di preservarlo, perché è un modello unico che ci ha distinto nel mondo. E se noi continuiamo in questo modo proprio a favorire questa unione tra estetica ed etica che caratterizza il nostro modello economico, sicuramente faremo un grande servizio alle nostre località, quindi ai nostri territori, ai nostri comuni, che è una delle creazioni più importanti del genere italiano, ma anche al paese intero. E allora ringrazio Patrizia e ringrazio Aldo Curzano. Con lei, assessore, ricordiamo prima di salutarci quelli che sono gli appuntamenti più importanti di questo Natale di Stelle che la città di Pisa sta organizzando e ha messo in piedi. Ha ricordato gli appuntamenti del 30 e del 31 di dicembre con i due spettacoli, il concerto Mascaro, il musical al Verdi, e poi i Venditti per San Silvestro, per salutare questo 2021 e salutare l'arrivo del nuovo anno. E poi tanti altri piccoli eventi, piccoli diciamo così perché sono si concatenano uno all'altro durante i giorni, però presenti ogni giorno. Ogni giorno, quindi dall'8 dicembre, ma è passato fino al 6 gennaio e qualche giorno oltre sul Calambrone, al Calambrone che quindi è un'altra delle nostre realtà che caratterizzano il litorale insieme a Marina di Pisa e a Tirrenia. Quindi vi aspettiamo a Pisa per condividere queste
festività natalizie, questo Natale insieme a voi. Un Natale di ripartenza che riguarda appunto, come dicevamo, tutta la città, tutto il centro, ma tutto il comune, perché arriva dal centro, certo, ecco, certo, arriva fino al mare. Insomma. Fino al mare, comprese anche le periferie, perché anche le periferie avranno eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Grazie dunque all'assessore per averci portato, insomma, per averci raccontato questo aspetto, un Natale di ripartenza, un Natale di speranza, con tanti appuntamenti a Pisa. Noi diamo la linea alla regia, un piccolo break per la pubblicità e poi come si raggiungono tutte le nostre città? Si raggiungono attraverso la rete pubblica, ma anche attraverso le autostrade. Cercheremo con il responsabile della società delle autostrade per quanto riguarda il tratto toscano di capire se potremo raggiungere le nostre città in maniera semplice o no. Speriamo noi ovviamente di sì, tra pochissimo.